Hai voglia di qualcosa di sfizioso e nessuna idea? Se hai della pasta sfoglia e un po' di verdure in frigo, prepara con me i fagottini di sfoglia con le verdure. Sono sfiziosissimi e davvero veloci da preparare. Iniziamo subito a preparare la nostra tavolozza di verdure colorate. Iniziamo da una melanzana che laviamo, tagliamo a cubetti e mettiamo a cuocere in padella con olio d'oliva e uno spicchio d'aglio in camicia. Mi raccomando, lasciamo scaldare bene l'olio in padella e solo allora aggiungiamo la nostra melanzana tagliata a cubetti. Aggiungiamo il sale, mescoliamo, copriamo e cuociamo a fuoco medio. Intanto prepariamo anche un peperone giallo. Lavato il peperone, lo tagliamo, lo svuotiamo dei filamenti interni e dei suoi semi e poi lo tagliamo prima a listarelle e poi a pezzettini. Realizziamo così una bella dadolata di peperone giallo e la andiamo ad unire in padella con le melanzane. Aggiungiamo il peperone in padella con le melanzane e poi aggiungiamo ancora un po' di sale. Diamo una bella mescolata e copriamo ancora e continuiamo così la cottura a fuoco medio. Per arricchire i nostri fagottini tagliamo anche una zucchina a dadini e le mettiamo a cuocere in padella con i peperoni e le melanzane. A questo punto aggiungiamo anche un po' di origano secco spriciolato, renderà squisite le nostre verdure saltate in padella. Aggiungiamo ancora qualche pomodorino. Li tagliamo in quattro parti e li aggiungiamo in padella. Lasciamo cuocere ancora pochi minuti, sempre con coperchio. In pochi minuti le nostre verdure in padella saranno pronte. Ricordatevi di togliere lo spicchio d'aglio e poi lasciamo raffreddare in un bel vassoio. Molto importante, prima di procedere a realizzare i fagottini, che le verdure siano ben fredde. Intanto mettiamo a sgocciolare una mozzarella da 100 grammi, se preferite potete usarne anche di più. La dividiamo in 8 parti e lasciamo in un colino. Pochi minuti prima di realizzare i fagottini, mettiamo fuori dal frigo i due rotoli di pasta sfoglia rettangolari che ci servono per realizzare la nostra ricetta. Per realizzare 8 fagottini, belli cicciottelli, ci servono 2 rotoli di pasta sfoglia. La ritagliamo in rettangoli e poi andiamo a farcire, come si vede in video, con le verdure e una fettina di mozzarella. Poi andiamo a richiudere aiutandoci con la carta forno. Andiamo ora a sigillare bene i bordi dei nostri fagottini, separandoli uno dall'altro. Li disponiamo in una leccarda rivestita con carta forno o con un tappetino in silicone. Li andiamo poi a spennellare con un po' di uovo sbattuto in modo da renderli belli lucidi. E poi andiamo subito a cuocere in forno caldo statico a 180 gradi, metà forno per circa 25 minuti, fino a quando non saranno belli gonfi e dorati. Se l'idea ti è piaciuta, preparali anche tu!